se c'è qualche parola colorita, tagliate o quello che c'è, c'è. Buongiorno, oggi cominciamo la penultima lezione all'interno del laboratorio dal basso, Flash Forward. Oggi abbiamo Walter Sancassiani che si occuperà di impatto sulla comunità. Lo streaming ci sarà per la giornata di oggi, mattina pomeriggio, quindi dalle 9 alle 13.30 e poi dalle 14 alle 19 e domani mattina. La prossima lezione sarà anche in streaming, che è la lezione conclusiva di tutto. Siamo quasi alla fine del percorso e buona lezione. Bene, buongiorno a tutti e grazie dell'invito da parte degli organizzatori e saluto anche chi ci vede da lontano. Allora, la giornata che passeremo insieme, insieme anche quella di domani, di mezzogiornata di domani, sarà articolata su tre macro aree. La prima parte della mattinata sarà una introduzione, un'escursione su quali sono le relazioni tra responsabilità sociale, territorio, e quindi il tema del coinvolgimento dei vari attori sociali o portatori di interesse, come viene definito in inglese, i cosiddetti stakeholder, i portatori di interesse. Quindi andremo a vedere quali sono le relazioni, gli strumenti a disposizione e farò vedere anche un po' di esempi su come le collaborazioni, il coinvolgimento dei vari portatori di interesse può essere fatto nell'ambito di varie politiche pubbliche ma anche private. Invece, la seconda parte della giornata, nel pomeriggio, entreremo più nella casistica di come la partecipazione è fatta nell'ambito di percorsi di responsabilità sociale d'impresa, con alcuni esempi di laboratori. Farò vedere alcuni laboratori di imprese dove si sono coinvolti imprenditori di grandi imprese, medie, piccole imprese, e all'interno dei quali sono stati fatti dei progetti in collaborazione, in partnership con soggetti del territorio, soprattutto con il mondo no profit, il mondo del volontariato, il mondo delle scuole o enti locali. Invece la parte di domani sarà più finalizzata a inquadrare e anche mettere in collegamento diversi strumenti della cassetta degli attrezzi che possono essere utilizzati, con anche lì un paio di casi esempi. Allora, direi di cominciare. Intanto chi siamo? Siamo una microimpresa di Modena e da una ventina d'anni ci occupiamo di progettazione partecipata o di stakeholder engagement. Engagement non è altro che in italiano ingaggio, coinvolgere, far partecipare. Stakeholder letteralmente è detentore di un interesse, portatore di un interesse. E vedremo poi guardando gli esempi concretamente, al di là dei termini, che tutti noi siamo portatori di interessi, a volte di interessi generali, a volte di interessi specifici. E in questi anni ci siamo occupati di molti di questi progetti. Tralascio le definizioni di responsabilità sociale d'impresa perché sono già state toccate da chi mi ha preceduto, ma vado direttamente un po' a quello che è il tema. Responsabilità sociale e partecipazione. Ora, intanto per non scordarci mai, i temi della responsabilità sociale comunque sono legati anche ad alcune caratteristiche di fondo. Quello di andare oltre la normativa, quindi tutto ciò che è oltre gli obblighi, l'approccio di volontarietà, un approccio nuovo per il mondo imprese. Di solito conosciamo il mondo del volontariato di chi dal basso sul territorio cerca di portare avanti progetti legati a una causa che ha finalità sociale, può essere di inclusione, di salvaguardia ambientale, sui diritti. Ecco, nel
Nel mondo delle imprese la volontarietà è qualcosa di molto più recente, di molto più nuovo. Il tema della sostenibilità, e quindi nelle sue tre dimensioni, sociale, economica e ambientale, il tema della rendicontazione, cioè di rendere conto di quello che si fa. Ecco, questi sono quattro fattori chiave che fanno parte della responsabilità sociale d'impresa, che ci tornano utili per capire anche il tema invece nostro più specifico rispetto agli altri moduli sulle collaborazioni tra imprese e territorio. Quindi se andiamo a vedere all'interno del mondo imprese quelle che sono le classiche funzioni di impresa, dalle risorse umane alla sicurezza, ambiente e qualità, chi può permettersi, ovviamente non tutte, fare ricerca e sviluppo, ovviamente il marketing, la parte commerciale, la parte logistica, la produzione, ovviamente l'amministrazione. Queste sono le tipiche funzioni di una, di un'impresa, di medie e grandi dimensioni, ma a volte anche di piccole. Ecco, i temi della responsabilità sociale invece sono vari, tutto il tema grosso della qualità del lavoro, benessere ai dipendenti, quindi la dimensione interna, la parte esterna che invece è quella sugli impatti ambientali, quindi la parte green, e poi la parte progetti e rapporti con la comunità. Ecco, questo sarà uno dei temi che tra oggi pomeriggio e domani andremo a vedere più nel dettaglio con esempi. Ci sono anche altre aree su quali la responsabilità sociale può inserirsi, che è la filiera dei fornitori o anche la finanza responsabile, però per il contesto italiano è già è ancora molto, molto nuovo. Allora, altro aspetto importante perché è legato al volontariato: la responsabilità sociale non è filantropia, oppure è una parte, però la filantropia è sempre stata, è legata a interventi più momentanei, è una scelta discrezionale dell'imprenditore, decide lui se le cose vanno bene e in base ai suoi valori, tradizioni familiari, di elargire parte delle sue, diciamo così, prudezze economiche e le può ridistribuire facendo, sostenendo con un approccio più di donazione. Invece la responsabilità sociale un po' alza questo approccio, non è più tanto siccome le cose mi vanno bene sul fronte economico, ridistribuisco e sostengo iniziative sul territorio, può essere sponsorizzo la squadra di calcio, do un contributo per acquistare l'autoambulanza, queste cose ci sono sempre state, vanno e vengono al di là crisi o non crisi, ed è una scelta però che riguarda e coinvolge solo il titolare o l'imprenditore, oppure la famiglia, se è un'azienda familiare, oppure il consiglio di amministrazione se è una grande impresa. Invece con la responsabilità sociale l'approccio dovrebbe essere più trasversale alle funzioni di impresa e anche più verticale nel coinvolgere più soggetti, i dipendenti, i responsabili, i quadri, tutte le varie aree dell'azienda. Quindi se la filantropia si focalizza più che altro sulla scelta della direzione della proprietà, con un approccio di responsabilità sociale invece si cerca di coinvolgere tutte le aree e ad ognuno di loro chiedere come possiamo ridurre gli impatti sociali e ambientali e migliorare i nostri rapporti, che io sia al marketing, alla ricerca e sviluppo, qualità, produzione, logistica, mi metto gli occhiali della responsabilità sociale, cerco di vedere con l'ottica, di vedere col mio fornitore posso ridurre la fornitura di tutta una serie di imballaggi inutili, col marketing posso aggiungere una scheda al mio catalogo quando vado a vendere i miei prodotti dove descrivo anche non solo il prodotto ma anche come lo faccio, che rapporti ho con il territorio, quindi come elemento distintivo. Idem anche chi sviluppa dei nuovi prodotti, di porsi non dopo, a valle, ma già a monte, questo prodotto che andiamo a fare o che l'abbiamo sempre fatto così, come posso farlo che sia bello, funzionale, che costi un giusto rapporto prezzo-qualità, ma che sia anche a basso impatto ambientale, che sia quindi in termini di rifiuti, che sia da un punto di vista energetico efficiente, quindi mi pongo a monte del ciclo di vita del prodotto.
Lì entra in gioco, ad esempio, l'approccio del design, cioè di progettare un prodotto pensando già lungo tutto il suo ciclo di vita quali saranno i suoi impatti ambientali, consumi energetici, di materie prime, di rifiuti, di energia, e cerco di ridurli, di considerare questo. E magari, passo successivo, cerco di coinvolgere anche altri soggetti sul territorio. Allora, ci sono varie scuole di pensiero sulla responsabilità sociale che avrete discusso, che dice no, già essere socialmente responsabile, fare bene il lavoro di impresa e remunerare gli azionisti. Qualcun altro invece, più recentemente, Freeman, che ha detto no, l'impresa mentre fa profitti cerca di creare valore non solo per la proprietà e gli azionisti, ma anche per gli attori del territorio. Ovviamente siamo tutto nel campo di approcci teorici. Poi ci sono le pratiche. Alla fine, in sostanza, senza tante, diciamo così, teorie, fare responsabilità sociale di imprese è fare normalmente impresa, cercando di impattare meno, di avere buone relazioni con i dipendenti, qualità del lavoro e capire per la consapevolezza del proprio impatto sul territorio con vari attori, e così entriamo nell'ambito del coinvolgimento degli stakeholder. E usiamo anche la parola partecipazione, che è un'altra parola, un ingrediente chiave nel fare responsabilità sociale. Allora, se questo è il cuore, partiamo dall'impresa, perché comunque la responsabilità sociale d'impresa nasce e obbligatoriamente dal mondo delle imprese. Perché? Perché alla luce di tanti scandali a livello internazionale rispetto a pratiche poco etiche, sfruttamento, dipendenti, inquinamenti, non rispetto delle leggi, delle normative, da lì l'attenzione di tanti soggetti verso il mondo delle imprese a darsi delle regole nuove e quindi di assumere un approccio più socialmente responsabile o più sostenibile. Ora, se il cuore comunque è dell'impresa, che sia piccola, media o grande, ha a che fare con delle persone, in primis i dipendenti, senza quelli l'impresa non va avanti, i proprietari, gli azionisti, anche lì chi ci mette il capitale per partire, i fornitori, anche questi fondamentali, ovviamente anche i clienti, perché senza quelli nessuno compra i nostri prodotti, i nostri servizi. Ora, l'impresa quotidianamente ha a che fare con queste quattro categorie di attori, però ci sono anche altre categorie di attori. Le amministrazioni pubbliche, e qui siamo già nel territorio, con cui abbiamo a che fare, per cosa? Per autorizzazioni dei nostri impianti. Abbiamo il territorio, comunità, in senso più generale. La nostra azienda ha i suoi stabilimenti in una zona, in un quartiere, c'è del vicinato, delle famiglie che abitano lì attorno. I dipendenti hanno la loro famiglia, hanno bisogno anche di servizi, le scuole hanno bisogno anche di servizi di tipo sociale, di tipo culturale, e quindi tutto questo fa parte del territorio della comunità. E in più comunque un'impresa si relaziona e svolge le sue attività usando risorse ambientali. Quindi questo è un po' l'ambito delle nostre categorie di attori che abbiamo, e per stakeholder, portatori di interesse, sono singoli o organizzazioni più strutturate che possono influenzare o essere influenzate dalle attività di un'impresa. Le aspettative ovviamente dei portatori di interesse rispetto alle imprese sono molti, sono diversi. I dipendenti si aspettano di lavorare in un posto, in un luogo di lavoro che sia salubre, sano, in sicurezza. Altra aspettativa che ci siano pari opportunità, sia di genere che di età, e su questo c'è ancora molto da fare, nonostante siamo nel 2015, che si sviluppino anche le competenze. Io entro in un'impresa a una certa età, so alcune cose, tante altre non le so, però davanti degli anni e posso accrescere le mie conoscenze, le mie competenze
anche le mie relazioni. Quindi le tre gambe della formazione, il sapere, il saper fare e il saper essere e relazionarsi. Quindi le aspettative di ognuno di noi sono un po' queste in qualsiasi organizzazione in cui va. Poi c'è la comunità locale. La comunità locale da un'impresa si aspetta diverse cose. A, che crei lavoro, sfida non scontata nel contesto italiano, che contribuisca a favorire lo sviluppo locale. Se c'è lavoro, se c'è impresa, i soldi girano e quindi se c'è abbastanza occupazione si riesce a creare scambio di servizi e prodotti, e questo può favorire sviluppo locale. Si aspetta trasparenza, quell'impresa sappiamo, sul nostro territorio sappiamo cosa fa e come lo fa, e questo non è mai scontato. Magari si vive lì da una vita, ma non sappiamo dietro quell'impresa, sappiamo che produce quel prodotto, ma come lo fa, con chi lo fa, quali sono i suoi fornitori, dove vende principalmente, qual è la qualità del lavoro, fanno iniziative di responsabilità sociale, chi lo sa? Se l'azienda è brava a comunicare lo sappiamo, ma se non è interessata a comunicare e anche il territorio, gli stakeholder locali non sono interessati, come dire, si è sullo stesso posto, però si vivono mondi paralleli. E poi ovviamente ci si aspetta che quell'azienda non faccia danni, che rispetti le normative da un punto di vista ambientale. I fornitori o i partner commerciali cosa si aspettano? Beh, di essere pagati in modo equo, giusto e soprattutto in tempi ragionevoli. Tutto questo non è affatto scontato. Che ci sia una maggiore collaborazione e anche una stabilità del rapporto. Invece purtroppo nella quotidianità ci sono fornitori dove viene chiesto di fornire a velocità incredibili una serie di prodotti entro certe scadenze, poi magari per un bel po' di tempo non li si va più a coinvolgere, e questo ovviamente crea grandi difficoltà ai fornitori, specialmente quelli piccoli. Le amministrazioni pubbliche, anche loro cosa si aspettano? Che le imprese sul territorio siano conformi alle leggi, che paghino le imposte, perché è una delle principali entrate per un'amministrazione pubblica, per poi poter fornire dei servizi, dalla pubblica istruzione ai servizi, a offerte culturali, alla scuola, che sia trasparenza ovviamente, che contribuisca allo sviluppo locale. Le banche ovviamente loro vendono e prestano soldi, e quindi il loro rapporto con le imprese è fondamentale. Quindi cercano, si aspettano di ritornare dall'investimento che hanno aiutato a fare quell'impresa, a gestire meglio i loro rischi, ad avere informazioni aggiornate. Poi abbiamo un attore che è intangibile, ma è anche molto tangibile, nel senso che non parla, ma che è quello che insomma permette a tutti questi di respirare, di utilizzare luce, acqua, e ovviamente in ritorno abbiamo degli impatti. Qualsiasi attività umana, economica, ha degli impatti, dell'artigiano alla multinazionale, ovviamente in misure diverse, però consumiamo energia, emettiamo emissioni in atmosfera quando ci muoviamo nei nostri processi produttivi, facciamo rumore, insomma abbiamo degli impatti sul territorio. E poi ovviamente i nostri consumatori si aspettano di avere prodotti che siano belli, che siano con informazioni trasparenti, e anche, questa è un po' una delle nuove aspettative, che siano anche maggiormente coinvolti. Allora, questi attori qua, quando parliamo e vogliamo fare responsabilità sociale di impresa, entrano in gioco. Per ognuno di questi dobbiamo posizionarci. Che noi siamo imprese o anche un'associazione no profit, avere sempre un po' il quadro della complessità degli attori che abbiamo in campo, e con questi dobbiamo avere a che fare. Poi ogni realtà rispetto a tutti questi portatori di interesse possono essere più o meno prioritari. Magari per il mondo del volontariato forse l'amministrazione pubblica finora è stato l'interlocutore per la richiesta di spazi, per fare dei progetti assieme al pubblico, però possono essere appunto le imprese o dipendenti di imprese. Vedremo tra oggi pomeriggio e domani un'iniziativa che si chiama Volontariato d'impresa,
e che è appunto una cosa nuova, cioè come i dipendenti possono fare anche loro volontariato verso il territorio. Oppure insomma possono essere anche magari clienti consumatori che possono fare dei progetti con il mondo del volontariato insieme magari a qualche fornitore. Quindi la rete e le reti di attori rispetto al passato incominciano a interagire di più, a volte su conflitti, a volte invece con un approccio più di tipo collaborativo. Poi ovviamente sulla responsabilità sociale ci sono ancora molti luoghi comuni stereotipi, è una cosa di lusso, riguarda solo le grandi imprese, è una moda, è paternalismo, quindi non decide il titolare, l'imprenditore, cosa è buono per me, ci penso io a casa mia, cosa è importante. E quindi viene un po' visto ancora per alcuni aspetti come, vabbè, vi faccio lavorare 10 ore al giorno, ogni tanto vi do una ricompensa, ecco, quindi viene a volte visto come paternalismo, quando invece non è così, e non è neanche filantropia, oppure è solo un costo. Certo, per fare delle iniziative bisogna tirare fuori risorse umane ed economiche, ma anche un investimento, nel senso che investo, come investo su una tecnologia che mi permette di fare prodotti migliori, quindi devo tirare fuori dei soldini, ma per un ritorno nel medio e lungo termine, idem anche per la responsabilità sociale. Le attività che faccio quotidianamente le posso fare in maniera diversa, cercando di ridurre gli impatti e di avere più vantaggi. Quindi ci sono ancora molti luoghi comuni, tra cui anche complicati, invece forse è meno complicato di quello che possa sembrare. Allora, detto questo, sul fronte della responsabilità sociale, come dire, gli attori e quelle che sono un po' le nuove aspettative che ci sono, e questo spiega e ci permette di fare il collegamento con il tema territorio e la partecipazione, di entrare nel merito dopo, quindi è che ci sono sempre di più problemi lungo la filiera dei fornitori. Imprese molto belle che fanno una bella pubblicità, avendo dei prodotti interessanti, però ogni tanto esce fuori qualche scandalo che la materia prima o il prodotto semi lavorato è stato fatto dall'altra parte del mondo e in condizioni molto spesso ben lontane da quelle che sono le aspettative, cioè in ambienti sicuri, in ambienti salubri, dove i dipendenti sono pagati il giusto prezzo, e dove questi fornitori sono trattati nel rispetto delle normative. Non è così, qualche scandalo c'è stato, no? La Nike tanti anni fa, perché faceva fare i palloni in subfornitura dove erano dei bambini a farlo, oppure più recentemente il caso lì, non tanto i bambini ma aspetti legati a l'eticità rispetto alla materia prima, il caso della Moncler con l'indagine di Report sui piumini. Ora lì non è che il titolo in borsa è calato dopo il Report, perché era già in calo, perché sono entrati in borsa subito. Di sicuro quell'indagine ha fatto emergere delle questioni sui quali ci si gioca molto la reputazione e anche gli azionisti, quindi parlando veramente di chi investe i soldi e non sta molto a guardare tutta una serie di aspetti sociali, questo fa sì che si perdono quotazioni e il titolo cale, quindi vuol dire perdere dei soldi. Quindi sta aumentando sempre di più l'elemento della reputazione in campo economico, e questo vuol dire reputazione sociale. Reputazione sociale vuol dire quindi lavorare sulla responsabilità sociale d'impresa, e lavorare sulla responsabilità sociale d'impresa vuol dire lavorare meglio con i vari portatori di interessi, e quindi l'elemento relazioni, territorio, partecipazione è un elemento chiave. Più il perché la responsabilità sociale sta prendendo piede, perché tra i vari fattori che portano a incidere ci sono, per fortuna, sul fronte delle istituzioni, degli standard, delle nuove regole che stanno spingendo per una maggiore eticità, per minori impatti. Dall'altro, i costi delle materie prime, dell'energia
e quindi di fare molto più attenzione e rendere più efficiente quello che usiamo. E poi ecco, ci sono aspettative crescenti da parte del territorio, degli stakeholder, e abbiamo visto quali sono prima, oltre al fatto che ci sono aspetti di crisi in generale economico, finanziario e ambientale. Ora, documenti ce ne sono tantissimi che ci dicono perché dovrebbe essere fatta responsabilità sociale, quindi questo è un aspetto importante di base che è lì sullo sfondo. Ci sono molte imprese che fanno e lo fanno perché sono costrette, altre perché lo fanno in maniera più convinta. Ecco, e poi questa è una cosa più degli ultimi 10 anni, 15 anni, ci sono molti più strumenti di lavoro per passare dalla teoria alla pratica. Le linee guida dell'OCSE, che sono nate per le multinazionali, quando è partito tutto il tema, l'ambito, l'approccio della mondializzazione, di delocalizzare in posti dove la manodopera costa meno, l'OCSE ha cercato di introdurre però degli standard di riferimento, di utilizzare dei criteri di attenzione rispetto a qualità, sicurezza e anche remunerazione. Poi se mi chiedete quanto di queste cose vengono messe in pratica, è una risposta molto difficile. Ecco, in Europa magari si può sapere, ovviamente in altri paesi no. Il Global Compact, che è una linea guida di 10 punti chiave promossi dalle Nazioni Unite, la nuova linea guida ISO 26000, che forse è lo standard più recente su come fare responsabilità sociale. Per quanto riguarda la comunicazione strutturata di rendicontazione, le linee guida sulla reportistica del GRI, GRI, altri standard molto più specifici sul lavoro di trasparenza e di coinvolgimento come la 1000, il social account 8000, che è più sul fronte dipendenti e fornitori. Ci verremo. Su questi avete già affrontato un po' tutti? Questo l'avete sì, già toccato. Linee a 1000 di sfuggita, sa 8000, in realtà giusto abbiamo inquadrato quello che è, però accennato. D'accordo. Allora ci torneremo sopra su questi ultimi due tra oggi e domani. Poi sulla parte ambientale invece abbiamo le certificazioni di processo, i sistemi di gestione ambientale EMAS, che è dell'Unione Europea, e ISO 14001, fa parte della famiglia delle ISO. Allora, questi strumenti sono nati per fornire delle guide o degli standard, delle procedure per poter dire, ecco, noi su queste cose, sull'ambiente, sul sociale, sui fornitori, mettiamo in pratica questi valori, questi accorgimenti. Quindi abbiamo delle politiche ambientali o sociali di azienda, abbiamo degli indicatori su come misurare, abbiamo delle procedure su come fare alcune azioni di responsabilità sociale. Questo, fino a 10-15 anni fa, queste robe qui non c'erano, non esistevano. Questo mix di standard e anche linee guida o indicatori o anche, diciamo così, certificazioni di processo o di prodotto. E quindi anche su questo cerchiamo di tenere sempre in mente, sullo sfondo, la cassetta degli attrezzi, che è anche molto più ampia. Poi abbiamo, sul fronte invece della normativa o delle politiche, abbiamo una bella batteria anche qui di documenti. Allora, l'Unione Europea sul fronte suo nel giro di 10 anni ha emesso vari documenti, alcuni specifici sull'Unione Europea. Documenti più di sviluppo strategico come Europa 2020, molto spesso c'è la parola chiave sostenibilità. L'Unione Europea deve avere un'economia che sia più inclusiva, più equa, più competitiva e anche più sostenibile. E chi non lo vuole? Ovviamente, no? Ma no. Non è che vogliamo un'Europa più povera, più disgraziata, più inefficace. Però ovviamente da questi slogan, perché ovviamente bisogna semplificare e si riduce molto spesso il tutto degli slogan, poi gli slogan devono essere accompagnati da azioni. Poi in questi documenti comunque, al di là del titolo,
c'è anche scritto come arrivarci e ci sono anche dei fondi, delle risorse. A livello nazionale, ogni paese membro dovrebbe avere un suo piano per la responsabilità sociale. Quindi sono 27 paesi membri e ci sono 27 piani nazionali, quindi questo dovrebbe quantomeno fare in modo che non c'è un paese che fa tantissime cose avanti, c'è chi proprio se ne frega altamente, ma bene o male quasi tutti i paesi hanno un loro piano, stanno lavorando, poi c'è chi è più avanti, chi è più indietro, chi sta partendo, chi è a metà strada, anche l'Italia ha il suo. Se voi mi chiedete quanto si conosce di questo piano, molto poco. Lo stanno seguendo due ministeri, il Ministero per il Lavoro e il Ministero per lo Sviluppo Economico. C'è un po' di attività di informazione, di coinvolgimento con le regioni su degli indicatori di premialità, però la cosa ancora non è formalizzata e così diffusa. Poi ci sono regioni che sono più attive rispetto a altre. Alcune hanno dato vita a dei laboratori in Piemonte, in Emilia-Romagna, e vi parlerò tra oggi e domani facendo vedere degli esempi di questi laboratori, da chi sono composti, come lavorano, cosa è uscito fuori. E quindi ci sono comunque, insomma, una serie di documenti sia a livello europeo che anche a livello italiano. E il piano 2012-2014 che significa? Dopo il 2014? Non si sa. Sono dei piani biennali, okay. E quindi il precedente governo, ma a parte noi abbiamo governi che sono abbastanza corti, però il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro, in partnership, che è già qualcosa di innovativo per il panorama italiano, due ministeri che hanno lavorato assieme su questo fronte di fare un piano di azione, da un lato di informare e promuovere di più la responsabilità sociale nelle imprese, non solo le grandi, e dall'altro di fornire degli strumenti, più che altro su uno, quello di dare degli indicatori, cioè quindi voglio fare la responsabilità sociale, da dove parto, come la vado a misurare. E qui c'è un gruppo di lavoro tra le 20 regioni che sta lavorando su quello. So che da 2 anni che ci stanno lavorando, ma ancora questo set di indicatori non è ancora stato applicato. Alcune regioni cominciano, altre un po' meno. Siccome però è biennale, stanno partendo con il nuovo piano 2015-2017. Quindi, insomma, anche sul fronte magari potrebbe essere una domanda da fare alla Regione Puglia. Rispetto a questo piano nazionale, come si posiziona la Regione Puglia? Le varie province della Regione Puglia, come si stanno coordinando rispetto a questo? Quali sono gli attori coinvolti? Ecco, queste potrebbero essere già delle domande di lavoro in rapporto di eventuali progetti da proporre con la pubblica amministrazione. Perché se vi dicono stiamo facendo tante cose, allora bravi. Se non le stanno facendo, potrebbe essere invece lo spazio per poter introdurre delle collaborazioni e delle iniziative. Poi a livello internazionale ci sono molti network, quindi ecco, parliamo di reti e poi veniamo al territorio. Allora, nate dal mondo delle imprese, Business in the Community, che è nato in Inghilterra, è forse la rete anche quella più, tra le più creative, che fanno tantissime cose, sono quelli che si sono inventati la giornata del Community Day, la giornata per la comunità. Andremo a vedere degli esempi. Sono inglesi. È una rete di imprese inglese, però ad esempio su alcune iniziative coinvolgono anche altri paesi, sia in Europa che anche fuori Europa. Poi un altro network si chiama Business for Social Responsibility, quindi le imprese per la responsabilità sociale. Un altro network si chiama CSR Europe, CSR è l'acronimo in inglese di responsabilità sociale d'impresa, Corporate Social Responsibility. E, insomma, ce ne sono diversi, e poi ovviamente anche in Italia Sodalitas, che nasce più di 10 anni fa nell'ambito di Asso Lombarda, quindi Confindustria Lombardia, poi ABI, Associazione Bancaria Italiana, quindi anche le banche hanno un gruppo sulla responsabilità sociale, molto sul lavoro dei bilanci. E poi ci sono anche altri network più su scala regionale, che sono anche associazioni di imprese più piccole, quindi non solo i soliti grandi, ma anche le piccole e medie imprese. Ethic Club in Liguria, il Club Responsabilità Sociale di Impresa Modena, di cui porterò l'esperienza, ne sono nati altri, a Ravenna, a Rimini, a Reggio Emilia, a Bologna,
C'è anche questo network che più nasce dal mondo delle cooperative, che è Impronta Etica, di cui fanno parte grandi realtà grosse come COP, CONAD, e anche loro fanno diverse attività. E poi c'è un network, una rete dei manager per la responsabilità sociale, cioè di chi professionalmente nelle loro aziende si occupa proprio di responsabilità sociale. Ovviamente sono pochissime le aziende in Italia che hanno un referente, un responsabile per la responsabilità sociale. Di solito sono grandi gruppi multinazionali che, insomma, lo devono avere, non dico per forza, ma quasi, per una questione di immagine, per una questione di rapporti con gli stakeholder, perché sono quotati in borsa, per cui ricevono questionari, contatti da parte dei giornalisti, sono sotto la luce dei riflettori da parte del mondo no profit, delle organizzazioni non governative, può essere Amnesty International, può essere Transparency International, e dove chiedono trasparenza: che fate, questo dato ce lo date, come state lavorando in Kazakistan, o come state usando nei vostri allevamenti le piume per fare i giubbotti che vendete in via Montone Napoleone. Ecco, questo è quello che ha fatto Report, andato a chiedere, non gli hanno dato risposta, allora hanno trovato altri canali e sono andati nell'allevamento. Ecco, poi vedi dopo i media, i social network eccetera, e sui giornali il giorno dopo Moncler, bad reputation, reputazione, è a doversi difendere, dall'altra parte il titolo in borsa cala, e dopo, guarda caso, un paio di settimane, documenti dove fanno vedere che stanno mettendo in fila una serie di procedure per controllare meglio la filiera. La stessa cosa ha fatto Nike 15 anni fa di fronte a scandalo lavoro minorile per i palloni, l'ha fatto la Apple. Da un lato design, qualità, simbolo di creatività, però la gran parte dei pezzi dietro ognuno dei nostri computer non è fatta in Europa, è fatta in altri posti, probabilmente in condizioni non così socialmente responsabili. È stato fatto notare, questa è una campagna di Greenpeace internazionale che ha fatto la classifica dei produttori di computer da un punto di vista ambientale e sociale, ecco, è perché di solito sul design, reputazione, creatività è il marchio, il brand più percepito positivamente, sul fronte ambientale invece era tra le ultime. Ecco, nel giro di pochi anni sono partite tutta una serie di iniziative da parte di Apple per sostituire alcuni materiali, recuperare a fine ciclo vita computer obsoleti, e anche sulla filiera fornitori, può essere in Cina, dove con lo stabilimento con quasi 1 milione di dipendenti hanno cominciato a introdurre dei sistemi di procedure di audit sulla filiera fornitori. E adesso, se voi andate nel sito dell'Apple, trovate un report, quindi in ottica di trasparenza, che dice con chi lavoriamo, chi sono i nostri fornitori, che procedure utilizziamo di controllo, di verifica, qual è la qualità del lavoro. Ora, ecco, il rapporto tra il ruolo chiave del mondo no profit è fondamentale nel monitorare, controllare le attività delle grosse imprese, in modo che l'asticella si alzi di più rispetto a sicurezza, qualità, opportunità, impatti ambientali, inclusione sociale. Quindi, insomma, la responsabilità sociale, da un lato sembra tutto fare le cose buone, non è solo quello, e fare affari e fare imprese, ma farlo in maniera nuova, e per farlo ora non ci sono più scuse. Da un lato tendenze internazionali, normative, gli strumenti ci sono, quindi non ci sono più scuse, ma non so da dove cominciare. No, ci sono vari modi di farla, ci sono varie reti di network, ci sono vari documenti, quindi non ci sono più scuse. Qual è la questione, la grande sfida? Come farla conoscere di più alle piccole e medie imprese? Se no è il rischio che abbiamo solo i grandi. Però in Italia, l'Italia è fatta del 95% di piccole e medie imprese, anzi più piccole che medie. Quindi parliamo di imprese con in media 10-15 dipendenti, e non hanno strutture, organizzazione, il responsabile della responsabilità sociale. Lì è l'imprenditore che fa
5 mestieri alla volta, si occupa del commerciale, della produzione, di quello che spegne le luci e fa pure magari le pulizie. Adesso sto esagerando, però stiamo parlando di piccole dimensioni, no? Aziende familiari molto spesso. Allora, parlare di tutte queste cose per una piccola impresa si rischia di essere presi a sassate, no? E allora dobbiamo andare con argomenti migliori, oppure dobbiamo far capire che già magari quella piccola impresa sta facendo responsabilità sociale, ma non la chiama così. Se andiamo infatti dopo nel pratico, vediamo che ci possono essere molte cose, perché i documenti internazionali ci parlano di legalità, diritti umani, ambiente, governance, qualità del lavoro, attenzione ai consumatori, a comunità. In una piccola impresa queste cose le si fanno, solo che non si scrivono, non si fa il bilancio, non lo si mette nel sito web, non lo si va a dire al sindaco, perché è quasi normalità. Poi ci sono alcune cose che proprio non si fanno perché non si riescono a fare, ma tante si fanno. Questo è un po' il tema della responsabilità inconscia, cioè facciamo tante cose ma non le chiamiamo come responsabilità sociale e non le andiamo a sistematizzare, a metterle in ordine. Questa è un po' la grande sfida italiana. Ecco, primo concetto chiave di questa mattinata è: nel panorama italiano la prima sfida è fare emergere la responsabilità sociale di imprese inconscia, quella che c'è nella quotidianità delle piccole e medie imprese, ma che non viene comunicata adeguatamente sia all'interno verso i dipendenti, sia all'esterno verso il territorio. Fatto questo, quando uno sa che cosa sta facendo, dice: ma io questo lo faccio, anche se non sapevo che si chiamava così. Incomincia a scrivere queste cose, incomincia a lavorarci sopra, a dire: bene, se questo ha funzionato, aspetta che faccio una cosa in più quest'altro anno e mi do degli obiettivi di miglioramento sull'ambiente, verso il personale, verso i fornitori, verso il territorio. Organizzo un'iniziativa l'anno, magari con una scuola, faccio un'iniziativa da un punto di vista ambientale, cerco di riciclare di più sul fronte dell'energia, cerco di introdurre qualche accorgimento nel mio processo produttivo che mi fa risparmiare energia. Sul fronte della qualità dell'aria organizzo i miei dipendenti per venire a lavorare magari insieme in carpooling invece di ognuno che viene da solo. Ecco, sono tante piccole cose alla fine, al di là di tutti questi standard disponibili, che possono essere messi in gioco. E qualcuno che è partito tanti anni fa non la chiamava responsabilità sociale, era Adriano Olivetti. Adriano Olivetti parlava di comunità, di territorio, quindi l'impresa come un soggetto della comunità, non come una cosa a parte. L'impresa, poi c'è la comunità. No, l'impresa è dentro la comunità, perché è fatta di persone che hanno famiglia, i loro figli vanno a scuola, devono fare la spesa e quindi sono lì e fanno crescere quelle imprese, che fa crescere fornitori, che quei fornitori hanno dipendenti, che a loro volta hanno famiglie, e quindi alla fine è un territorio, una comunità fatta di molte relazioni. Bene, Adriano Olivetti a quel tempo, negli anni 30, aveva già fatto il primo asilo aziendale, aveva fatto la biblioteca, aveva il centro sportivo, coinvolgeva artisti, scrittori, architetti nel progettare anche gli edifici. Le prime sperimentazioni di far entrare più luce nel mondo del lavoro sono partite da Adriano Olivetti, le vecchie officine nell'Ottocento. Ebbene, quando ha dovuto allargarsi, ha cercato di fare le prime sperimentazioni di open space, di luoghi di lavoro aperti. Se andate a Ivrea, ecco, lì sono stati i primi tentativi di lavorarsi in questo modo. Oppure verso i dipendenti, la gran parte dei dipendenti erano all'inizio dipendenti che venivano dalle campagne e quindi che un po' lavoravano in Olivetti e quando tornavano fuori andavano a lavorare nei campi, e per far crescere le competenze permetteva diverse giornate di lavoro pagate, retribuite per studiare, per magari fare il diploma medio o addirittura fare l'università. Quindi una grande apertura verso i dipendenti, puntando molto su quel capitale umano e del proprio personale, ma anche come capitale sociale del territorio.
ma oltre Helvetica, un po' il più famoso, e anche ad esempio Conte, dell'Anificio Conte, qui in Veneto, qui più in Piemonte, ma a parte questi due, ma tantissimi altri non famosi così, ma che fanno cose positive. Le prime colonie, adesso stanno tornando in moda le colonie, perché il tema, i genitori lavoro, non ci sono più le reti corte con i nonni, nessun genitore, nessuna famiglia ha le ferie per 4 mesi, no? Finisco le scuole a giugno, riniziano a metà settembre, fino a ottobre, se uno ha dei figli come fa? A un tempo c'erano i nonni, oppure vanno in strada, e questo apre tutto il tema anche del welfare, welfare come l'abbiamo conosciuto, statale, welfare state, ma adesso si parla di welfare aziendale, cioè come le imprese possono contribuire, compensare o integrare con dei servizi di supporto alle famiglie. Adesso non so se ne avete parlato finora di welfare aziendale nei precedenti incontri. Sì, ok. Quindi incominciano ad esserci queste cose, dove ci sono cose nuove e vecchie. Olivetti era un pioniere della responsabilità sociale, ma non la chiamava così, ma le metteva in pratica. Adesso ci sono molte imprese che invece magari parlano di responsabilità sociale e fanno una cosa sola. Allora, bisogna capire chi fa cose serie e meno serie. E mi fermo qui su questa cosa, ma solo per farvi vedere che c'è un mondo che si è mosso parecchio. Questi sono i vari network che vi accennavo prima in varie regioni, qui in Piemonte, qui in Liguria, no, qui di Coinetti, che ve ne parlerà la Sobrero, che è poi la sua società, in Pronte Etiche, dice mondo cooperative, in Lombardia, questa in Liguria, questa è l'esperienza che abbiamo fatto nascere e è portata avanti per 5 anni. Nel Lazio c'è Anima, in Friuli non ha un'altra un'associazione culturale che mette insieme dei professionisti ma anche delle imprese. Quindi ci sono molte cose. Ecco, per chiudere sulla parte italiana, questo progetto Ministero Sviluppo Economico e Lavoro, 14 regioni, vedete c'è anche quindi la Puglia, quindi sicuramente in regione c'è qualcuno che si occupa di questo. Perfetto, ok. Quindi ecco, questa è l'azione, da un lato scambio di buone pratiche, la promozione, si sta ragionando su un premio nazionale e poi sul discorso degli indicatori. E in Emilia Romagna si è passati a dei laboratori, cioè di aiutare a mettere in pratica e fare partecipazione tra imprese, ed è quello che andiamo a vedere. Ora, abbastanza curioso che uno potrebbe dire la partecipazione, il territorio, e la fanno pure le imprese, cioè tre imprese partecipano per fare responsabilità sociale. Ebbene sì, ed è una cosa abbastanza nuova, nelle 9 province sta partendo un laboratorio, alcuni sono già partiti anni fa, alcuni stanno partendo ora. E qual è l'obiettivo di questi laboratori? Quello di fare insieme, cioè in un'ottica di partenariato, dei progetti di responsabilità sociale su vari temi: welfare, rapporti e collaborazioni con il territorio, scuole, enti pubblici, mondo no profit, associazioni, cooperative, oppure sull'ambiente. Quindi ogni laboratorio ha vari gruppi di lavoro e nei gruppi di lavoro portano avanti dei progetti tra imprese molto diverse. Quindi ecco, si introduce la partecipazione, anzi la progettazione partecipata, che è un salto in più, su progetti di responsabilità sociale e territoriale. Allora, sulla partecipazione volevo tornare, perché questo poi ci permette di andare a vedere un po' anche gli strumenti. Per quanto riguarda i laboratori, tratteremo dopo per capire come funziona, se possono essere attivati anche magari a livello regionale in Puglia, come operano. Cioè sono insieme di associazioni di consulenti che cercano di trovare degli strumenti e dei servizi di responsabilità sociale o cosa? No, nella regione Emilia-Romagna sono dei partenariati tra enti pubblici, la regione, la Camera di Commercio locale e il Comune capoluogo, insieme all'associazione di categorie,
grandi imprese, Confindustria, piccole e medie imprese, CNA, l'APAM e anche il commercio, può essere Confesercenti o Confcommercio, appunto. E quindi sono dei partenariati, diciamo così, di rappresentanze del mondo delle imprese e degli enti pubblici, più ovviamente le imprese, che hanno dato vita a questi laboratori. Poi all'interno di questi laboratori scattano anche delle relazioni, dei progetti tra un gruppo di imprese e il mondo del territorio, però in fase successiva, perché nascono come iniziativa pubblico-privata per promuovere e far crescere quelle imprese lì. Poi dopo le imprese scelgono se farlo tra di loro un progetto oppure con associazione propria. In Friuli invece lì c'è un modello diverso, loro si chiamano Anima, lì invece è un gruppo di professionisti, di liberi professionisti che si sono costituiti in rete insieme per proporre dei progetti sulla responsabilità sociale, con varie attività, convegni, formazione e anche eventuale supporto tecnico. Quindi più lì è proporre dei servizi. Invece nel laboratorio che vi farò vedere oggi pomeriggio è più siamo imprese, partiamo dalle nostre competenze, buongiorno, dalle nostre competenze cerchiamo di lavorare insieme. E quindi vedremo dopo, ecco, le differenze, però proviamo a fare un passo indietro perché così anche sugli strumenti, come funzionano, ci aiuta un po' a capire meglio. Sulla partecipazione abbiamo fatto diverse cose in questi anni, anzi nasciamo più come facilitatori che esperti di responsabilità sociale, siamo partiti un po' prima e abbiamo insomma gestito molti eventi, soprattutto sul fronte pubblico, dall'urbanistica a piani di sviluppo locale, sul sociale, sulla cultura, anche con progetti con i giovani, cercando di utilizzare tecniche di coinvolgimento un po' diverse della classica assemblea pubblica, ma di momenti strutturati, di più incontri, dove si ragiona più per progetti. E, quindi le tecniche sono diverse, ve ne accennerò a qualcuna, che abbiamo usato per tanti anni, per 15 anni negli enti pubblici e con il territorio, e poi adesso l'abbiamo importato invece nei laboratori con le imprese. Quindi anche le imprese possono usare i post-it, i cartelloni e fare i giochini, come alcuni di loro continuano a chiamare. Non fate perderci tempo con questi giochi, no? Invece dal gioco esce il meglio delle persone, la creatività, la strategia, l'empatia. Però anche lì sono abitudini che uno si porta dietro e a volte anche la parte ludica viene vista come perdi tempo, quando invece è una parte invece importante. Ovvio che non si può sempre fare sessioni di creatività, ci devono essere anche delle parti analitiche anche un po' più noiose, cioè va mixato un po' i vari approcci. Allora, partiamo, perché anche questo ha a che fare con la responsabilità sociale dal punto di vista del territorio e delle relazioni. Noi veniamo da una stagione di decisioni sempre un po' dall'alto. Questa è la politica, questo è il documento e territorio adesso ve lo dovete prendere e accettare. Fino a poco tempo fa, dove, come dire, il sistema delle rappresentanze funzionava, in particolar modo il ruolo dei partiti, che era un po' la Camera dove le varie anime, diciamo così, anche all'interno del stesso partito venivano messe a sistema sintesi e quindi insomma a livello di istituzioni e decisioni politiche tutto era abbastanza, diciamo così, gestito. Ora è finito, non è più così, la gente è arrabbiata e ogni scelta, piccola e grande, che sia l'installazione di un'antenna, un ripetitore per i cellulari, ha la grande infrastruttura che come può essere l'alta velocità in Valsusa, oppure un impianto eolico, oppure un impianto a biomasse, oppure una circonvallazione, abbiamo sempre di più conflitti, comitati, oppure una discarica, un inceneritore. Non c'è opera pubblica in Italia che non abbia almeno il suo comitato, come corredo, un suo comitato, no? Il che da un lato è positivo,
e può essere anche negativo, positivo, sul fatto che è un indicatore di dinamicità, no? Di relazioni sociali, di persone che dicono no, noi sta roba qui parliamone, non ci va bene. E poi alle parti di entrare nel merito, perché non va bene. E di entrare, dopo c'è una parte tecnica, c'è una parte economica, c'è una parte sociale. E ci sono anche delle scelte pubbliche che purtroppo portano anche a degli svantaggi più particolari. Chi abita vicino a una discarica, a un inceneritore o all'alta velocità è evidente che non è molto contento per mille motivi, rumori, odori, perdita di valore commerciale della propria casa. Altri invece ne hanno vantaggi, la gran parte della comunità. I rifiuti non ce li ho sotto casa, vengono messi in un altro posto, pago i miei tributi per la gestione dei rifiuti, però in modo che qualcuno se ne occupi e me li porta altrove. Quell'altrove c'è qualcuno, non è che è in mezzo al deserto, no? Però anche qui partiamo dal presupposto che dietro ogni scelta di bene pubblico o di servizi pubblici ci sono sempre dei prezzi da pagare, di ricaduti di esternalità negative, economiche o sociali o ambientali per altri. Ora qui purtroppo non è mai nell'agenda della politica, ma neanche nella discussione pubblica, che dovrebbe esserci una maggiore consapevolezza anche dal basso, cioè che per un nostro vantaggio di cui paghiamo un servizio, però c'è qualcun altro che ne paga, come dire, gli effetti più negativi, e ci dovrebbero essere forme di compensazione. Cioè, se in un quartiere gli hanno messo concentrato tutto, ripetitori, inceneritori, discariche, vecchie fabbriche inquinanti, magari fagli pagare meno un po' di imposte locali, magari, non so, possono avere qualche punteggio in più se devono accedere a scuole dove magari non c'è abbastanza posti, insomma, quindi, però qui si entra un po' nel campo delle scelte politiche e dei criteri. Però veniamo da una stagione di scelte più calate dall'alto, ma invece a una stagione dove adesso tutto deve essere partecipato, Perché? Perché da un lato fa più moderno, fa più innovazione sociale, ma la partecipazione c'è sempre stata, il problema è capire quale partecipazione, dove, per fare cosa, con chi, con quali strumenti, e lì cambia. La partecipazione c'è sempre stata, quella politica, convegni, assemblee, si va alle elezioni, ogni tanto comunali, ogni tanto regionali, lì il cittadino partecipa, va a delegare qualcun altro e a rappresentarlo. C'è chi si accontenta, in tanti posti al mondo manco succede questo. Da noi, insomma, abbiamo qualche secolo indietro, forse potrebbe essere anche qualcosa di più che una volta ogni 4 anni di delegare qualcun altro, no? Quindi una partecipazione più attiva, che non è solo di risposta a scelte che vengono di tipo istituzionale, ma una partecipazione che parte dal basso per creare anche delle nuove opportunità di sviluppo. Oh, abbiamo una partecipazione di conflitto che segue a scelte, poi ci sono invece altre modalità di partecipazione dove non c'è un conflitto, però più soggetti del territorio vogliono lavorare, magari su progetti di sostenibilità oppure su progetti di promozione della responsabilità sociale. Quindi abbiamo un conflitto, però io, te, lui e un altro, o questa associazione più un'altra, più un'altra, più un ente pubblico, più un paio di imprese, costruiscono un percorso per andare a fare dei progetti che hanno ricadute sull'ambiente, sul sociale e sull'economico. Allora, questa è partecipazione, nel senso che più parti fanno qualcosa, ma non tanto ci raccontiamo delle cose, facciamo un convegno, ma che costruiscono, cioè che progettano. Allora si passa da una partecipazione in termini generici, dove io vado, ascolto qualcun altro, l'esperto che parla, ha una partecipazione dove io parto dai miei saperi, dalle mie esperienze, insieme a quelle degli altri, facciamo un passo in più, buttiamo delle idee, facciamo un passo in più, andiamo a selezionare e andiamo a costruire dei progetti, progetti fattibili. Una domanda, quello che abbiamo notato, almeno qua dalle parti nostre, è che c'è voglia di partecipare, però poi c'è un po'... siamo in una fase intermedia, c'è la voglia di partecipare, però partecipo se qualcun altro lo fa, non mi assumo la responsabilità di fare quella cosa a cui sto partecipando, che poi fa crollare un po' tutto il progetto. È la malattia italiana questa, no? Cioè tutti vogliono la partecipazione, vogliono partecipare, però poi quando c'è da
fare un passo, cioè si fa un elenco, cosa bisognerebbe fare? La lista di solito è lunghissima, no? E tutti hanno tantissime idee. Poi però quando si passa alla domanda chi le fa, ecco lì ovviamente tutti guardano da un'altra parte, chi per terra, chi... Oppure si dice lo deve fare quello, deve fare il sindaco, deve fare la, il sindaco, deve fare la provincia dice chi? Noi, no, deve fare la regione dice chi? Noi, no, deve fare il governo dice no. Qua non ci sono soldi, dovete farlo voi, no? Il principio di sussidiarietà, di federalismo, ognuno a casa sua deve darsi da fare per promuovere sul territorio. E purtroppo c'è un po' questo impasse, no? Di anche secondo me qui è una questione di, anche di cultura civica che non è ancora così radicata. Cioè, e forse la responsabilità sociale può un po' aiutare, che non è solo responsabilità sociale, solo di imprese. E loro hanno da fare parecchio. Ma c'è anche una responsabilità sociale di cittadinanza. Io, nel mio piccolo, che posso fare rispetto a un progetto? E così come c'è anche una responsabilità sociale della pubblica amministrazione. No? Allora, tutte queste roba, se ognuno fa la sua parte, può diventare responsabilità sociale territoriale. Cioè, dove i territori... sono composti da queste tre macro categorie, gli enti pubblici, cioè chi prende decisioni e deve mettere in pratica delle norme, che ha sempre meno soldi, meno risorse, però comunque, nonostante tutto, di quello che si può dire ed è come sparare sulla Croce Rossa la politica attualmente in Italia, senza fare differenza, però ancora decide. E dovrebbe essere ancora il luogo che fa la sintesi dei vari interessi sul territorio. Le imprese, per creare lavoro, devono stare sul mercato, devono essere competitive, però nel suo tempo la competitività deve essere anche sostenibile, inclusiva. E quindi il tema della responsabilità sociale, c'è tutta una sfida, parte ambientale, sociale, sul territorio, dipendenti. Ma anche la responsabilità sociale, cittadinanza. Come consumatore posso premiare quell'impresa che fa quel prodotto, che ha quel servizio, più innovativo e meno impattante. Posso dare una mano a un ente pubblico in difficoltà, magari facendo un'iniziativa in partnership per promuovere una cultura maggiore in modo che questi facciano più responsabilità sociale con tanti progetti sul territorio che hanno ricadute appunto complessivamente, no? E la stessa cosa, la pubblica amministrazione può favorire quelle imprese che fanno responsabilità sociale, che vanno oltre gli obblighi di legge e mi creano valore. Se un'impresa fa un asilo aziendale, vuol dire che lì già dei posti in più per il territorio, cioè per le famiglie, ci sono, ed è un problema in meno per l'impresa, un problema in meno per le famiglie. Allora posso riconoscergli magari qualche punteggio in più quando vado a fare degli acquisti. Le imprese acquistano servizi di fornitura, che siano i computer, gli arredi, la flotta mezzi, la gestione del verde, eccetera, le mense, no? Può selezionare meglio le sue imprese fornitrici anche partendo dal loro profilo ambientale, non solo chi mi fa il prezzo più basso, ma chi mi fa un prezzo ragionevole e chi mi porta dei prodotti con meno rifiuti, che durano di più, dove magari che coinvolgono dei disabili, magari cioè che hanno anche, che trattano meglio i loro dipendenti, eccetera, eccetera. Ecco, quindi da tutte queste relazioni, questi sono stakeholder, portatori di interessi, ecco, si può fare responsabilità sociale in maniera nuova e non è solo questi qui e basta, le imprese o le multinazionali, quelli comunque lo devono fare. Semmai la grande sfida è le piccole e medie imprese e soprattutto la pubblica amministrazione, gli enti locali, nei suoi vari assessorati, dall'urbanistica ai lavori pubblici, ai servizi sociali, alla cultura, può fare, anzi dovrebbe essere forse il soggetto che fa delle politiche e dà l'esempio coerente di fare bilanci di fare responsabilità sociale. Poi gli strumenti possono essere tanti, il bilancio di sostenibilità oppure di responsabilità sociale, può fare acquisti green, no? con minori impatti ambientali, può fare politiche urbanistiche dove ci sono appunto più partecipazione. Insomma, gli strumenti, può avere delle certificazioni ambientali
con delle politiche sociali appunto green, oppure coerenti con la ISO 26000. Però degli strumenti a disposizione da parte degli enti locali e da parte delle imprese sono tantissimi, cose che anni fa non c'erano. Il mondo responsabilità sociale, poi vabbè, dimenticavo che poi tra qui il territorio c'è anche tutto il mondo no profit, che è fatto dal mondo del volontariato, delle imprese sociali e delle cooperative, e che anche loro hanno un grande ruolo come di trasmissione, insomma, di relazioni con le imprese o la pubblica amministrazione, i cittadini. Allora, la cassetta degli attrezzi è amplissima, gli strumenti ci sono, il problema è che ancora la responsabilità sociale è fatta a piccoli pezzi, qualcuno qua nel mondo delle imprese, qualche cittadino, qualche regione, qualche pubblica amministrazione, qualcuna associazione. Bisogna mettere in collegamento un po' questi vari pezzi in modo che facciano un po' rete e sistema, e non è facile anche perché a volte si partecipa in maniera non proprio nuova. E, andiamo a vedere, uno, perché c'è molto spesso è diffusa la cultura del sospetto: guarda, questi ci hanno evitati, ma e subito scatta, perché lo fanno, qual è l'interesse dietro, lo fanno in maniera strumentale, cosa ci guadagnano, da un lato. E poi dall'altro, anche molti di questi attori qui, mondo no profit o cittadinanza, alla luce di tante delusioni, come dire, ti dici, ma perché dovrei andarci? Qual è il vantaggio se io vado a quel tavolo di lavoro? Anzi, adesso la tendenza è andare ai tavoli dove si sa che ci sono dei soldi, cioè dove sono dei bandi, dei fondi. Allora lì abbiamo tutta la gamma di tutte le imprese sociali, tutto il mondo volontariato, tutte le imprese. Quando c'è invece dire, qui non c'è, si inizia, qui non c'è neanche un soldo, però vorremmo fare qualcosa di innovativo sul territorio, ecco lì c'è un'autoselezione, pochi soggetti che ci credono davvero, ed è diventa difficile. Ma anche perché purtroppo una lunga tradizione di anni su scelte calate dall'alto non hanno aiutato. C'è poca informazione, poca trasparenza. Prego. No, la domanda era rispetto, non la domanda, la riflessione soprattutto, no? Rispetto alla rispetto al mondo del no profit, no? Che in un certo senso dovrebbe essere rappresentante di quella visione. Però siamo in un punto in cui, dopo politiche, proprio ieri ne parlavamo, no? dopo anni e anni in cui il no profit, il terzo settore, ha vissuto di finanziamenti pubblici, in questo momento il no profit, o la maggior parte del no profit, che dovrebbe rappresentare il ponte in un certo senso tra la comunità, la cittadinanza e la pubblica amministrazione, invece è proprio quello l'elemento che viene visto come elemento di come dire, di rottura rispetto ad una visione più sostenibile da diversi punti di vista. Quindi molto probabilmente non è soltanto un lavoro di prospettiva rispetto alle piccole e medie imprese, ma soprattutto è a partire dal no profit, cioè mal visto è più il no profit ad un certo punto in questo momento, perché mentre sulla la piccola o media impresa, o comunque sulle imprese in generale, c'è tanto sono imprese, nel no profit il disagio rispetto alla cittadinanza è molto più elevato, perché sono loro quelli che in teoria dovrebbero essere invece nella realtà dei fatti, ad esempio tutto quello che sta venendo fuori sulla questione dell'immigrazione. Quindi in un certo senso il lavoro probabilmente dovrebbe andare in quella direzione, in modo tale da far, perché se quello è l'anello che può congiungere pubblica amministrazione e cittadinanza, che poi un po' mi veniva in mente, probabilmente l'ABSUS fa quel lavoro. O no? Sì, cerca di coniugare cittadinanza, che nasce più storicamente come movimento di cittadini, cioè proprio i cittadini, a cercare di creare dei punti con la pubblica amministrazione all'insegna del principio di sussidiarietà, cioè dove non arriva più il pubblico, dove il privato non è roba sua, farsi attori protagonisti. Che però nel contesto italiano non è facile, di sicuro per il terzo settore, cioè la società, prima si diceva società civile, poi sì, il terzo settore, eccetera, c'è un ampio, delle grandi opportunità di intervenire, anche se insomma
sono richieste, a mio avviso, dei nuovi strumenti, dei nuovi approcci. Però quali sarebbero, ad esempio, gli strumenti rispetto al no profit? Cioè, io che cosa posso dire? Se loro sei la loro associazione, se nel momento in cui offre un pacchetto di servizi alle imprese rispetto alla la responsabilità sociale d'impresa, ha degli strumenti. Sì. Però rispetto al no profit, quali potrebbero essere gli strumenti da offrire in modo tale da dire a te conviene cambiare la direzione e raddrizzare il tiro? Ma rivolte a chi? Alle imprese o no, ai cittadini? Io dico proprio al no profit. Al no profit? Ce ne sono. Cominciare intanto a fare loro, aiutarli a fare un profilo di sostenibilità e di responsabilità sociale. Le loro politiche vengono misurate, le loro iniziative misurate gli impatti che hanno da un punto di vista sociale o ambientale. Un altro strumento può essere quello di un bilancio, di rendicontare quello che fanno. E quando vai a rendicontare non è tanto il documento in sé, lungo o corto che sia, ma perché lì vedi qual è l'efficacia di quelle che sono delle tue, diciamo così, la tua missione, vuoi fare una serie di cose, andiamo a vedere come le fai, che risultati hanno dati, dove puoi allargarti, dove devi rivedere alcune piste di lavoro che magari pensavi giuste ma che invece non funzionano, e quindi a svolgere meglio il proprio lavoro, la propria attività. Poi possono essere anche aiutate nel creare e costruire dei partenariati con il mondo delle imprese. E lì invece secondo me c'è ancora molto da fare, perché ancora molto nel mondo no profit si tende a vedere il mondo delle imprese come quelli che devono fare solo business e basta. Ovvio, se c'è un'impresa bisogna che entri almeno un euro in più di quello che viene speso, e quindi anche se c'è 50 centesimi è un minimo di profitto. Semmai la ragionate è come fa questo profitto, lo può fare molto meglio creando valore e vantaggi anche per altri soggetti. Quindi dico, poi tra oggi pomeriggio e domani un paio di risposte ti vengono, te le darò facendo vedere degli esempi come il mondo no profit ha fatto delle iniziative con delle imprese e come anzi ha scoperto dei possibili servizi, in particolar modo sul fronte dei... Salve. Piacere. Sui partenariati imprese no profit, sulla responsabilità sociale. Però magari facciamo un pezzo alla volta, perché volevo far vedere, a proposito di strumenti, prima un po' di cose e così chiudiamo prima della pausa su un po' la nuova partecipazione, stakeholder engagement, che è importante quello. Perché così vediamo anche, ci vengono in mente dell'associazione, ecco questa cosa qui, l'avevamo già fatta, se la facessimo appena un po' diversa lì potrebbe tornarci utile. Prego. Io vedendo un po' insomma le reti che possono essere attivate, insomma dalle esperienze che ho avuto, in qualche maniera c'è la leva iniziale, cioè da chi può essere dettata la leva iniziale? Dalla pubblica amministrazione, dalla cittadinanza, dall'impresa, perché qui si sta parlando di responsabilità sociale di impresa. Però naturalmente ci rendiamo conto che è tutto un po' collegato. Se non si percepisce il valore della responsabilità sociale di impresa da parte della cittadinanza e della pubblica amministrazione, stiamo a zero, nel senso non lo farebbero probabilmente le imprese. Allora non so se dalla tua esperienza in qualche maniera da dove si parte? Cioè questo. Secondo me si deve partire da tante parti. Cioè da tante parti, nel senso che in primis le imprese e la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione di sicuro può fare molto di più, cominciando intanto a informare, a coinvolgere meglio. Adesso tenetelo lì appuntato, non me l'ero previsto come caso, però a Modena, prima di far nascere il laboratorio di imprese, siamo partiti da un premio provinciale delle buone pratiche. E prima ancora da un'indagine. Scaravoltiamo la scaletta che mi ero fatta, ma va bene lo stesso. Non c'è una, no. Nel caso di Modena, noi siamo partiti prima di dire: c'erano dei convegni, ma parlo di 10 anni fa sulla RSI. Quindi alcuni esperti vanno a raccontare chi andava per vedere chi aveva la testa più grossa, più la curiosità. Dai convegni mi hanno detto: andiamo a capire direttamente dalle imprese se conoscono l'argomento, se lo fanno, dove lo applicano, come lo applicano, che risultati ha dato, che vantaggi ha dato. Siamo andati a fare un'indagine. Quindi
un questionario, fatto girare un campione di imprese, ovviamente molte non hanno risposte, alcune sì. Poi abbiamo fatto dei focus group, cioè quindi abbiamo preso 10-15 imprese e in profondità siamo andati a vedere se questa roba che stiamo facendo era già di responsabilità sociale oppure no. E abbiamo scoperto dopo, facendo queste due cose qui, che c'era parecchia responsabilità inconscia. Cioè che se noi dicevamo conoscete la responsabilità sociale, più della metà diceva no, cos'è? Conoscete il documento dell'Unione Europea? Cosa sono? Conoscete il Global Compact, l'ISO 26000? Cosa sono? Medicina? Quindi la gran parte di loro non conosceva gli strumenti, quelli che abbiamo visti prima. Però se poi gli dicevi collaborate con le scuole, collaborate con la pubblica amministrazione, fate la banca ore con i dipendenti, fate un po' di part time, avete fatto delle iniziative di collaborazione con associazioni di volontariato, ecco, a tutte queste domande dicevano sì, questo lo facciamo, questo anche, allora mettendolo in fila loro sulla dimensione sociale, quindi dipendenti e dall'altro territorio, cioè attori del territorio, che può essere scuole, pubblica amministrazione, cooperative sociali, imprese sociali, con tutti questi loro facevano già delle cose, solo che le danno per scontate. Anzi, la risposta era alla nostra domanda, ma perché lo fate? Perché siete convinti della responsabilità sociale? No, cioè lo facciamo perché è tradizione, mio padre titolare dell'impresa faceva così, lo faccio anch'io. Quindi è un misto di cose, abitudine, valori di riferimento, cultura del territorio. È vero, in Emilia Romagna forse è più facile fare queste robe, stare alla cooperazione, la militanza politica, anche la gente che insomma gli piace sempre la convivialità, feste, dalle feste di partito, cioè, c'era la gente che le ferie mica andava al mare, andava a servire ai tavoli o in cucina, finito quel mondo, però c'era questa cosa. Allora, da un lato quindi c'è molto di aspetti di tradizioni civiche, di cultura anche, non solo cultura, insomma di cultura anche politica, e lì è un po' trasversale a questi mondi. E poi dopo ci sono anche, come dire, quelle innovazioni nascoste, quotidiane, cioè quello che l'imprenditore fa, ma senza che pensi subito, oddio, se lo faccio quanto mi viene a costare, allora no, non mi conviene più, lo faccio perché mi va di farlo, anche se magari è una rimessa. Poi porterò il caso di una giovane imprenditrice lì dalle mie parti che ha fatto l'asilo aziendale 3 anni fa. Da un lato c'era una legge, la legge 53, che permetteva sui tempi di conciliazione di usufruire di soldi. Fare un asilo costa, sono investimenti da 2 milioni e mezzo di euro, quindi non è una passeggiata, e non è che investi 1 milione e mezzo di euro e nel giro di 5 anni te ne torno, recuperi già e dopo tutto guadagno. È una cosa che comunque imperte. C'era questo giornalista del Sole 24 Ore, ma perché l'ha fatto? E da un punto di vista economico ha senso, ha detto no, io l'ho fatto perché i miei dipendenti avevano questa esigenza e nello stesso tempo credo che la responsabilità sociale sia un fattore chiave nel fare impresa e stare sul mercato in maniera nuova, che crea valore nel medio e lungo termine per tutti questi attori e in primis per me impresa, quindi non è che questa è buona benefattrice, no. Dice, io devo far quadrare i conti, però se lo faccio, che mentre lo faccio per il bene dell'impresa diventa anche delle ricadute per altri, e ci sono delle cose che mi permettono di guadagnare di più, altre invece meno anche in perdita, però l'asilo mi crea tutta una serie di altre cose, i dipendenti vengono, sono più tranquilli, più sicuri, mettono il figlio, hanno più tempo per concentrarsi di più e anche per essere più efficaci e produttivi nel lavoro che fanno. C'è molta più fidelizzazione, meno turnover, quindi meno casini, meno rogni, meno conflitti, miglior clima di lavoro, alla fine diventa una maggiore collaborazione anche quella. Allora, ci sono sia cose di tradizione e cultura che vanno nella direzione di fare, che ci sono tante cose di responsabilità inconscia. E da lì abbiamo detto proviamo a strutturarle di più. Abbiamo fatto un premio provinciale sulle buone pratiche
di RSI su vari ambiti, ambiente, qualità del lavoro, dipendenti, eccetera. Poi dal premio siamo passati ai laboratori di coprogettazione per la responsabilità sociale. Laboratori di RSI. Allora, questi sono stati, ecco, diversi strumenti passaggi nell'arco di 10 anni che hanno fatto in modo che dalle chiacchiere, il convegno, quindi più un'informazione, diciamo così, tra pochi esperti e un pubblico così, a andare a approfondire, a conoscere, a far emergere delle pratiche, a valorizzarle con il premio e poi qua a elaborare, fare progettazione partecipata con varie cose. Allora lì poi dopo ci sono i progetti della singola impresa, ma ci sono anche dopo progetti che sono in partnership con il territorio, che può essere appunto con scuole, con associazioni di volontariato, con la pubblica amministrazione. E ogni anno vengono fatti dei progetti. Allora lì c'è lo spazio sia per le imprese ma anche per il mondo no profit come vostra associazione, che può diventare un partner sia di imprese ma di pubblica amministrazione nel promuovere, formare, valorizzare. Cioè qua è info, qua hai delle informazioni, qua c'è della ricerca o della formazione, qua c'hai, vai a valorizzare, premiare, che non è solo soldi ma è marketing territoriale, e qua c'hai della progettazione. Questi sono degli assi di servizi: informare, ricerca, premiare, progettare. Quindi noi siamo partiti, mi spiace non si vede niente, il blu sul blu, vabbè. Ok. Siamo partiti per rispondere, da diverse piste. Siamo andati prima come piccola nostra realtà, come se fossimo un'associazione di, come la vostra, no? di persone o di liberi professionisti che decidono di andare a indagare un territorio, andare a vedere cosa c'è e chi lo fa, a far emergere i protagonisti e delle belle storie. Adesso si parla molto non di storytelling, di raccontare delle belle storie in mezzo alle tante robe tutte omogenee uguali. Allora, ma è vero da dire, primo servizio utile per voi, anche per il territorio, per la pubblica amministrazione, andate a fare un'indagine o un premio, organizzate un premio. E magari il primo anno, la prima iniziativa, ci saranno poche imprese, il secondo anno ce ne sono di più e di più ancora. Un'indagine, un questionario, qualche focus group, se l'indagine si possono fare anche online, quindi meno tempo, meno carte che gira, avete già un quadro e già questo diventa una base di lavoro. Vedete chi sta facendo cosa e se le fa bene le viene a conoscenza la pubblica amministrazione. Magari se tu hai fatto strada qui, tua azienda è del settore agroalimentare, se noi mettiamo insieme anche quel soggetto lì o quel gruppo di cittadini e facciamo quest'altra cosa con la scuola, questo diventa già un progetto, un laboratorio di progettazione di interventi di responsabilità sociale. E quindi insomma possono essere questi passaggi, cioè o parti già, hai già il progetto in testa e lo proponi, cerchi dei partner, oppure puoi partire, andiamo a conoscere cosa c'è in modo aggiornato, in modo così quando parliamo di, sapendo di cosa, con dei numeri, e non è necessario fare delle cose con tutte le statistiche. Insomma, prendere 2 o 3 filiere, si parlava prima in macchina, no? L'agroalimentare, l'aerospaziale, secondo me questi che girano in giro per il mondo di sicuro il tema sostenibilità lo sentono spesso. E perché se devi accedere a progetti europei eccetera, il termine, l'approccio sostenibilità del tuo progetto lo devi argomentare, quindi dentro la sostenibilità c'è il tema responsabilità sociale. Quindi non so, prendere le 10 imprese del settore aerospaziale, 10 imprese dell'agroalimentare, segmentarle per piccole, medie e grandi, andare con un questionario oppure con un'intervista oppure con un focus group, raccogliere questi risultati, fare un focus group magari con la pubblica amministrazione e magari a diversi livelli, un funzionario della regione che si occupa di RSI, uno della provincia, delle attività produttive o del lavoro e il comune. Beh, insomma, da lì dopo, ecco, ognuno scende giù dal pero, come si dice, no? Cioè, ad ognuno si può dire, abbiamo visto questa roba qua, che facciamo?
va bene così, oppure proviamo a fare un salto in più. Allora dopo lì si apre un'ampia gamma di cose, bilanci, certificazioni, laboratori di progettazione, servizi mirati per aiutare alcuni soggetti a fare delle cose. Si possono fare parecchie, parecchie cose, però ci arriviamo a mano, perché dopo vi faccio degli esempi, no? Volevo chiudere la parte più di tipo gli strumenti, i concetti, le tendenze che ci sono. Chiudiamo e dopo passiamo solo a degli esempi. Allora, sulla parte di coinvolgimento, tutti quanti siamo in una fase di paradossi, dove vogliamo tutti più partecipazione, però paradossalmente l'offerta supera la domanda. Perché poi quando chiediamo, vieni, che lavoriamo insieme, lì non ci sta nessuno. Ma invece se c'è da lamentarsi, lì ci abbiamo tantissima gente. E tutti quanti si lamentano di non essere abbastanza coinvolti, oppure dicono già, tanto hanno già deciso tutto. Ora, se prima lo dicevano solo i cittadini, adesso lo dico, poi l'associazione volontariato, adesso cominciano a dirgli anche chi, tra virgolette, avrebbe anche potere. Il comune si lamenta che la provincia ha fatto un piano provinciale senza coinvolgere adeguatamente, la provincia si lamenta perché la regione ha fatto il piano regionale senza coinvolgere adeguatamente e la regione si lamenta con il ministero perché non è stato coinvolto. Cioè ognuno pensa di non essere stato coinvolto. Quando invece, se andiamo a vedere, gli strumenti di coinvolgimento sono tantissimi a disposizione della cittadinanza e dei vari attori, istanze, petizioni, proposte di legge, istruttorie. Guardate, ogni ente pubblico ha almeno una ventina di strumenti previsti per legge per favorire la partecipazione. Probabilmente l'80% è sconosciuto e non viene usato. Perché non viene usato? Perché da un lato la pubblica amministrazione non fa conoscere questi strumenti e dall'altro perché anche il territorio, i cittadini non vanno a usare quegli strumenti lì. Magari c'è l'accampamento davanti al comune, ci si lega con le catene per 2 settimane, poi però avrebbe più efficacia magari una petizione, un'istanza dove lì per legge il legislatore ha previsto che tu puoi usarla e lì il comune ti deve dare una risposta. E vale molto di più che magari l'incatenamento o l'articolo sul giornale. In più, la nuova batteria delle politiche pubbliche degli ultimi 20 anni sullo sviluppo locale ha previsto in ogni sede, momento, il coinvolgimento, dai piani regionali di settore, ai piani territoriali di area vasta, agli accordi di programma, ai contratti di quartiere, ai contratti d'area, ai contratti di programma. E questo era il pacchetto della programmazione negoziata di 15 anni fa. Oppure le cose più recenti, progetto Città Bambini, Consigli Comunali dei Ragazzi. Tutti questi strumenti, alcuni molto sofisticati, altri meno, con parecchie risorse, tutti questi prevedevano la parola coinvolgere il territorio, coinvolgere i portatori di interesse. Quelli più recenti, Agenda 21, bilanci sociali, bilancio partecipativo, i patti per la salute, piani sociali di zona, ora non so se si chiamano così anche da voi, tutti questi dovrebbero favorire la partecipazione. Poi cose più tecniche, le valutazioni ambientali come la VIA o la VAS, la valutazione ambientale strategica, anche questi dovrebbero coinvolgere, avere le osservazioni dei cittadini. Cose più tecniche recenti, la contabilità o le certificazioni ambientali. Ora, se noi andiamo a sommare quelli, più quelli che abbiamo visto prima, scusate, sono almeno una ventina, una trentina di strumenti già previsti dalle leggi locali o da documenti europei o da regolamenti comunitari che prevedono tutti questi la partecipazione del territorio. E come mai però tutti i giorni su qualsiasi giornale locale o nazionale troviamo non siamo stati coinvolti o dei conflitti microlocali? Perché ci sono appunto molti, molti paradossi, cioè che c'è una domanda crescente di partecipazione, poi di fatto l'offerta di strumenti supera. Cioè, tante possibilità non vengono usate, nel suo tempo però tutti quanti si lamentano. È un paradosso questo, no? Quindi vuol dire che non c'è un incrocio tra domanda e offerta di partecipazione e territorio.
queste macro quattro categorie di attori, imprese, cittadinanza, mondo no profit, terzo settore, pubblica amministrazione, sì, tutti i giorni hanno a che fare, tu mandi una lettera in comune, autorizzazione, eccetera, però per fare progettazione non sempre, o ci sono alcuni tavoli consolidati, da quelli magna e magna a quelli invece più seriosi, dove si vogliono fare delle cose fatte per bene, però non sempre, o si arriva, c'è il bel progetto ma non c'è ancora il bando, oppure c'è il bel progetto ma il bando è già stato finanziato, bisogna aspettare altri due anni, oppure sono sempre tra gli stessi soggetti. Allora, dopo ci sono mille dinamiche su scala locale che non aiutano a fare, come dire, andare in un'ottica di responsabilità sociale o di innovazione sociale territoriale, perché non tutti battono pari, hanno velocità diverse. La pubblica amministrazione è molto lenta, però ha i dati e i numeri e può decidere, perché comunque, piace o non piace, le decisioni passano dalla pubblica amministrazione. Le imprese non possono decidere, ma possono condizionare le decisioni, però hanno soldi, tra quelle che sono in crisi e quelle no. Tutto il mondo no profit, invece, non ha né possibilità di decidere, non ha né soldi, però ha capitale umano, ha relazioni. Allora, bisogna, in un contesto di austerità, di crisi, che questi mondi qui ogni tanto si avvicinano di più. Scusate. Allora, degli strumenti ce ne sono parecchi. Oh, ditemi voi se siete a livello e facciamo la pausa. Dai. Ok.